Allora è arrivato il momento dell'intervista. Siamo scatenanti. Ce l'abbiamo fatta, avevo paura di non farcela, però c'è, abbiamo al telefono Molo dei Maestro Mixtape. Ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti. Ce l'abbiamo fatta ad arrivare al circo degli artisti, sani, sì, sani. Ce l'abbiamo fatta, dopo ore di raccordo ci si è fatta. Quello è un buco nero il raccordo, veramente. Abbastanza, abbastanza. Ti risucchia. Però d'altronde sì. Avendo parentele romane so bene com'è. Sì, vabbè, a posto. Hai già affrontato le difficoltà. Esattamente. Paolo, senti, prima di ricordare la serata di stasera, parliamo un po' di voi. Siete partiti in uno, poi in tre, esatto. E ora siete in cinque. Esatto. Questa... ma stasera siamo in quattro, hai visto? Perfetto. Ogni volta qua ne manca uno e sostituite un altro. L'avete fatto per esigenze di sonorità e stile diverso, oppure il vostro è davvero un gruppo aperto, come vi siete definiti? Ma un tempo sicuramente lo era, nel senso che diciamo che c'era una persona che portava i pezzi e gli altri arrangiavano assieme a quella persona i pezzi. Poi in realtà ultimamente la cosa si è stabilizzata parecchio, alla fine non è più tipo una squadra di calcio in cui tipo c'è un mister che prima della partita decide i giocatori, ma i giocatori alla fine sono sempre gli stessi, alle volte mancano, ma per questioni... di ambiti lavorativi e non, quindi purtroppo se ci sono quelle questioni di mezzo non si può fare molto. E dunque adesso in realtà, cioè, la formazione è sempre quella 5. Poi ovviamente se le persone che hanno un lavoro serio non possono, ci siamo conformati e detti andiamo comunque. Ovviamente il set è un pochino diverso, però... Comunque sono soluzioni a cui siete abituati, quindi non siete mai spaesati. Oddio, adesso come facciamo? No, assolutamente. Okay. No, assolutamente. Oramai è 4 anni che ce la viviamo così, che dunque siete collaudati. Siamo abbastanza rodati. Ok. Ascolta, dopo il primo album, che è My Lolly and Sad Waterloo, che è un concept Perfetto. Album, possiamo dire così, giusto? Sì, esattamente. Ne avete fatto un secondo, che è How Could a Village Turn into a Town? Che è appunto... Ma pronuncia ottima. Oh. Guarda che solitamente è molto molto difficile trovare delle persone che... Grazie, grazie. Anche questo è un concept album, cioè comunque alla base insomma il concetto di città. Vi piace avere un filo conduttore o l'avete fatto così? Sì, per questi primi due album sicuramente, nel senso che il primo album sono sostanzialmente delle paturnie mie personali sull'argomento amore, che è molto bello, te lo posso dire che per me sarebbe fantastico ascoltare un disco del genere, perché sono esattamente come te, quindi troverai... E come mai questioni amorose andate a culo? No, guarda, perché mi piace sentire musica triste quando sono triste, quindi guarda, me lo sparerò al più presto. In quel periodo ero parecchio triste, quindi è venuto fuori quel disco e parla semplicemente di argomenti legati all'amore e alla separazione e quanto questo possa significare una sconfitta personale per una persona. Il secondo invece è un po' tipo il risvolto della medaglia, cioè dopo un po' di tempo quella persona che si sente sconfitta dice no, sti cazzi, rialziamoci, vediamo un po' che cosa si riesce a fare con le proprie forze e si cresce. Giustissimo. Piano piano si cresce e come appunto si inizia ad essere da un villaggio, un piccolo villaggio può tranquillamente diventare una cittadina e una metropoli, così una persona da una situazione microscopica lentamente diventa sempre più macroscopica e cresce. Può diventare una città, mi sembra giusto. Esattamente. E a proposito di crescita invece, parliamo invece della crescita del vostro nome, perché voi avete partecipato negli ultimi mesi a Lit Week a New York e all'Eurosonic. Per Lit Week praticamente avete vinto l'MTV New Generation Contest, giusto? Esattamente. L'Eurosonic invece era una promozione, diciamo, da parte dell'Italia Wave, cioè sono due cose molto diverse. Ci racconti un pochino come sono andate le due esperienze? Sì. Allora, Lit Week è stata una bellissima esperienza perché, insomma, è veramente raro riuscire ad andare oltre oceano con tutto spesato. Molti gruppi italiani vanno oltre oceano, ma spesso ci rimettono tanti soldini di tasca loro. Sì, autofinanziano, sì. Sì, nel senso, cioè, chapeau per quei gruppi, nel senso... È bellissimo che dei gruppi vogliano investire così sulla musica che fanno e vogliono puntare sull'oltreoceano.
Noi abbiamo avuto la fortuna di aver vinto questo contest e sostanzialmente avevamo spesato una settimana in quel di New York, perché noi eravamo arrivati secondi mentre i Thank You for the Drum Machine primi, e i Thank You for the Drum Machine hanno vinto invece Los Angeles. Noi siamo andati a New York, io personalmente non ero mai stato in America, quindi cioè, è stato un valore aggiunto perché lavoro e divertimento. Sì? Cosa? Lavoro e divertimento. Esattamente, quindi in realtà è stata una bellissima vacanza e ci siamo un sacco divertiti, perché alla fine il concerto era uno e noi siamo stati più una giorni settimana, sì, sì. Invece l'Eurosonic, vabbè, noi in realtà è già da parecchi anni che giriamo l'Europa, grazie ad Italia Wave siamo riusciti a partecipare a questo festival che è sostanzialmente un South by Southwest europeo, perché in tutta la città di Groningen si svolgono concerti da tipo da, dalla sera tardi verso le 8 fino all'una, alle 2, e in tantissimi locali sparsi per la città. E niente, quindi in realtà eravamo già parecchio rodati dalle strade europee, dunque non è stata una novità molto forte. Però il festival era molto bello, siamo riusciti anche a vedere un gruppo che tra l'altro abbiamo visto che verrà a suonare anche qua al circolo, che si chiamano Junip, che è il gruppo di José González, ed è bellissimo. Il pianista, no? No, quello è Chili González. No. Un altro González. Ah, ok, vabbè, comunque adesso ci andremo a informare e magari andiamo pure a vedere. Un'ultima domanda. Prima abbiamo parlato di investimenti, finanziamenti. Voi avete partecipato all'iniziativa del portale americano Sella Band, giusto? Esatto. Ci puoi spiegare bene come funziona e come mai la scelta? Qual è l'obiettivo vostro nel particolare? La scelta in realtà è una scelta piuttosto storica, nel senso siamo in un contesto storico in cui in realtà la vendita dei dischi e produzioni che investano su dei gruppi emergenti non esistono, o quantomeno sono veramente poche. Veramente dei rari casi trovarne. Sì. Dunque questo portale internet sostanzialmente mette in diretto contatto la band con il proprio pubblico ed è una specie di società per azioni. In pratica tu, pubblico, compri una parte di azioni del gruppo e in cambio il gruppo dà insomma, delle opportunità rispetto ovviamente a quanto si è versato, fino al raggiungimento di una soglia massimale. Sì. Una volta raggiunta la soglia massimale, ovviamente a seconda di quanto si è versato sempre, il pubblico, il fan singolo, riceverà da parte del gruppo i premi, chiamiamoli così, sì, bonus, che vanno da, non so, dalla comparsa del nome del fan all'interno del disco nei credit, al passare due giorni con il gruppo in giro per tour e concerti e cose così. Quindi voi l'avete fatto per il disco o per... non ho capito, io per il disco o per il video? In realtà noi ci siamo messi un target che era per fare il disco nuovo e andare in America al South by Southwest. Ok, invece quella cosa del video di Me and the Washing Machine è stata... Sì, anche per il video di Me and the Washing Machine. Oh. Erano tre gli obiettivi fondamentali per cui noi chiedevamo quel massimale di soldi, sostanzialmente. Perfetto, allora noi vi facciamo un in bocca al lupo, perché speriamo veramente che riusciate a raggiungere la soglia. Assolutamente sì. Andiamo ad ascoltare proprio Me and the Washing Machine. Ti ringraziamo, Maolo. E ci vediamo voi. Stasera. Ci vediamo stasera. Va bene. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.